andiamo di colazione. 4 maggio 2020 è finito il lockdown. Semagna per rimettere i piedi finalmente in parete. Quindi ci alimentiamo e poi si fa la prima uscita. Andiamo a provare il 7C più e l'8A alla balma, chiodati dal perrone. E poi magari anche ora. C'è un profumo di prosciutto cotto. Hola, hola, hola! E hola, hola, hola! E vieni! E se va verso la palma, There was a time you let me know what's really going on below, but now you never even show it. Il torrente, oh yeah, è qua, bisogna salire qua, allè. Oh. C'è qualche rovo, ragazzi. E si vede che non è passato nessuno qua. C'è rovi da tutte le parti. C'è nessuno che è venuto su da almeno 40 giorni del lockdown, quindi è veramente con sentiero sporchissimo.
questa è la via dei pick up, perché non l'avevo mai fatta, molto bella, per riprendere dopo due mesi abbondanti di lockdown. Va bene, adesso piano piano ci spostiamo nella parete dello Stefano Verrone. Una legnata. Adesso fatto un qualche via di free climbing, provate anche quelle del Perrone, che sono due legnate stratosferiche, sia l'8A che il 7CP8A, dove esco sconfitto alla grande. Vabbè, nessun problema, ci spariamo la ferrata. E adesso andiamo in macchina e andiamo a prendere l'attrezzatura per farci la ferrata, e si parte. Ecco la ferrata, andiamo su fino in punta, si parte per la ferrata. E poi oggi pomeriggio mountain bike, vediamo dove se va, magari vado a Pollone a vedere le tre vie dell'Alberto Nierro da fare magari domani, che c'è un 6B più, un 7A, un 7B, vedere in che stato sono. E si va. Eccoci qua. La nostra ferrata, la ciotola laggiù, guarda, vedi? La ferrata, boh, anche questa è fatta. Passa in discesa dalla ferrata sul sentiero. Ale, corsa, un po' di corsa di montagna, che tutta salute dopo un lockdown di 40 giorni che c'ho. Sono slabrato. Adesso mi faccio anche un po' di corsa in discesa. Ci sentiamo dopo. Adesso ci si prepara per l'uscita in mountain bike. Dopo la scalata e la ferrata si parte in mountain bike. Ci apprestiamo ad andare a vedere a Pollone le vie dello Nierro, se sono ancora in buono stato, per poi andarle a scalare domani mattina. Quindi ci spostiamo in bici e andiamo a vedere. Bye bye, che stiamo per partire, raga. Partiti, adesso vediamo di arrivare a Pollone, dove ci sono tre vie di arrampicata che vorrei provare, un 6B più, un 7A, un 7B, 7B più, però bisogna verificare che siano ancora in buono stato. Quindi, intanto che ci alleniamo in bici al primo giorno, 4 maggio 2020, dopo i 40 giorni e subito di lockdown, questa mattina abbiamo scalato, fatto free climbing, due vie, 6 di sesti gradi a vista delle vie dei Picaperi e la via Valle Cervo alla Balma, e abbiamo provato il 7CP e l'8A del Perrone, dove avevamo preso un sacco di legnate, però le abbiamo provate, e abbiamo fatto la ferrata sempre alla Balma, con corsa in discesa. Adesso ci facciamo l'allenamento in mountain bike, ma sempre finalizzato per andare a vedere questa falesietta, per rimanere ancora nelle vicinanze e riprendere gradualmente, e poi ci sposteremo, se tutto va bene, in settimana verso la Valle d'Aosta, ma restando sempre in provincia, dentro la regione, per provare gradi di vie sempre più
dure fino ad arrivare poi a Quincinetto, dove c'ho un 8 ai sospeso, da vedere se riesco a chiudere. Quindi a lì si va a Faust. Non se lo ricordavo più una salita così. Che palata! Che legnata! Zio fa, soprattutto quando sei fermo da un bel po'. Ecco che siamo arrivati al bivio. Adesso si sale con la bicicletta in spalla. Adesso si sale con la bici in spalla. Praticamente impossibile pedalare e ci apprestiamo a salire ola. Il primo boulder ricordo che questa zona è un'area boulder conosciuta un po' ovunque. Ci siamo, ho lasciato le bici e sono arrivato alla parete. Eccola qua. Adesso diamo un'occhiata e poi torniamo a casa in bici alla grande, calcolando il primo giorno dopo il lockdown.